Oggi vi voglio parlare di Jacques Fesch, che nessuno conosce, che è stato un giovane francese vissuto fra gli anni 40 e 50 del secolo scorso e che durante un tentativo di rapina ha ucciso un agente, un poliziotto. È stato arrestato, è stato processato, è stato condannato, perché allora esisteva ancora, alla pena di morte e infatti è stato ghigliottinato il 1 ottobre del 1957. Però per Jacques Fesch è accaduta una cosa straordinaria. Negli anni di carcere, fra l'arresto e la condanna a morte, si è convertito ed è diventato così bravo, così esemplare, che la Chiesa ha addirittura aperto la causa di canonizzazione per dichiararlo santo. Ci arriverà? Non ci arriverà? Non lo so, ma intanto è arrivato al primo grado, è stato riconosciuto, dichiarato servo di Dio. Perché vi ho parlato di Jacques Fesch? Perché è in perfetta sintonia con le letture di oggi. La prima lettura, tratta dal libro del profeta Isaia, proprio all'inizio, il primo versetto, ci ha detto che Dio farà sorgere, il testo italiano qui diceva dal tronco di esse, un germoglio, ma non è dal tronco di esse, da quel che resta del tronco. Pensiamo a quando viene tagliato un albero grande, resta il ceppo, che non serve più a niente, è un resto di tronco inutile. Bene, senza far la storia, possiamo però ricordarci che a un certo punto la dinastia di esse, dalla quale poi nascerà Gesù, era ridotta malissimo, proprio come un ceppo d'albero tagliato. Non valeva più niente. Poteva essere buttata via. Bene, Dio dal nulla, dal resto, fa nascere un germoglio, un futuro di speranza, di novità. Da quel germoglio poi arriverà anche Gesù. Un messaggio dunque di fiducia e di speranza, così come emerge anche dal Vangelo, al di là di una prima impressione. Giovanni Battista, anche se compare all'inizio del Nuovo Testamento, è ancora però un personaggio dell'Antico Testamento, che ha un'idea di Dio piuttosto rude. E infatti dice: guai a voi farisei, sadducei, eccetera. La scure è già posta alla radice dell'albero, ecco che ritorna l'idea dell'albero, perché l'albero sia tagliato. Cioè, uscendo dall'immagine, il Messia che sta per arrivare prenderà la scure e taglierà via dal mondo i peccatori e li brucerà come si brucia il residuo di un albero. Gesù smentirà questa visione di Giovanni Battista e infatti non prenderà nessuna scure, non brucerà nessuno, tant'è che un giorno Giovanni Battista dirà: ma forse mi sono sbagliato, non è Gesù il Messia, e manda i suoi discepoli a chiedere: ma sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Pure in questo quadro un pochino fosco c'è però un invito che anche qui è segno di speranza e di ottimismo. Giovanni Battista chiede la conversione. Cosa vuol dire la conversione? Vuol dire che ci viene data la possibilità di cambiare, di rinnovarci, di fare cose nuove. Anche
anche se abbiamo fatto cose cattive. Ci dice la conversione che il domani è più importante dell'oggi, perché oggi siamo arrivati fino a un certo punto, ma da domani possiamo anche andare avanti, far meglio, far di più, proprio come Jacques Vaishnu, che fino a un certo punto è stato un delinquente, addirittura omicida, e che poi si è immesso nella via della santità. Ora nessuno di noi, per fortuna, ha fatto cose gravi come Jacques Vaishnu. Nessuno di noi ha mai ammazzato nessuno, semmai qualche mosca. Però anche noi abbiamo qualcosa da cui possiamo migliorare, rinnovarci. Con l'aiuto di Dio, capace di far nascere un germoglio nuovo dal resto di un albero, dal nulla. Allora, in questo avvento proviamo anche a vivere questo atteggiamento della conversione, del rinnovamento, perché davvero l'avvento sia un tempo in cui diventiamo migliori, più buoni, anche più veri, perché è quello che il Signore aspetta da noi, ma è quello che serve davvero alla nostra vita. Questa settimana portiamo con noi nel nostro cuore questo invito alla fiducia e alla speranza.